Lasciate 25 like per la flop 3 canzoni di aprile. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo in un video nuovissimo, in una serie nuovissima. E come avete letto dal titolo, quindi non mi faccio troppo aspettare. Oggi siamo con la top 3 canzoni di aprile. E appunto questa è una serie che voglio portare ogni mese, quindi arriveranno anche le top canzoni di maggio, il primo giugno e così via. Questo però, questa top vuole essere una top 5, nasce come top 5, ma vedendo le canzoni questo mese in quarantena i cantanti hanno fatto uscire pochissime canzoni, dunque questa sarà una top 3, anzi due pezzi di oggi saranno addirittura il 27 marzo, voi direte ok non sono di aprile, però ragazzi non è uscito nulla, o metto primo in top 3 mio cugino che ha fatto uscire una canzone così a caso, o non lo so, quindi... Visto che anche prima non l'avevo fatto, ho messo queste due canzoni che secondo me per inizio ci può stare. Poi magari a maggio uscirà più canzoni da fare una top 5 e solo canzoni di maggio, non di fine aprile o cose del genere. Lasciate 25 like per la flop 3 canzoni di aprile che caricheremo martedì. Se arriveremo comunque a 20 like, anzi perché c'è magari un po' meno tempo YouTube permettendo, perché YouTube ci toglie i like. E direi di non perderci troppo in chiacchiere, iniziamo con questa top 3. E niente, dopo anche commentate dicendomi chi aveste messo voi, ma intanto parliamone comunque. Di loro pensano che i sentimenti non li abbia mai, chiedono delle canzoni ma non come stai, guadagno abbastanza per ripagare i guai. Alla terza posizione ragazzi troviamo Shiva con Bicarbonato. Allora, Shiva è uscito con questo pezzo prodotto da Night Skinny, secondo me migliorando la brutta reputazione che si era creato anche con Auto Blu, perché Auto Blu l'abbiamo sentita tutti, l'abbiamo vista tutti, è un flop dal punto di vista artistico, dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista degli incassi in realtà è proprio un top, perché è andato in top globale su Spotify, prima su Spotify Italia per tanto tempo, e quindi ha dimostrato che comunque i soldi ce l'ha fatti con quella canzone, però non ci ha fatto una buona reputazione, che secondo me si è già molto aggiustata, se così possiamo dire, con Bicarbonato. Una canzone molto calma comunque, una canzone molto... non ha lanciato la mina, se così possiamo definirla, ma una canzone molto che ci sta molto, prodotta da Night Skinny, infatti la base, raga, tanta roba, molto bella, e dove appunto qui fa il paragone col Bicarbonato. Comunque vabbè, l'avete sentita tutti voi, non sono qui per spiegarvela, però secondo me in questa canzone anche un ritornello cantato, buone linee vocali che ha avuto, non ha detto troppe cavolate anche per essere una canzone trap, anzi ha detto cose giuste. Secondo me Shiva si è aggiustato un po' alla sua, la reputazione brutta che si stava creando intorno a lui. Fra, voglio che salti, fammelo vedere però non che parli, poi non lo fai neanche con i sogni in grande, giro tutti i palchi però stai insultarmi. Alla seconda posizione ragazzi, quindi premio d'argento per una canzone che non è di aprile, però già ve l'ho detto, per In Peggio di Dani 5. Allora, Dani 5, questo è il primo pezzo che fa uscire dopo comunque tanto tempo, un pezzo che ha creato molto hype e che ha preceduto anche quello che è stato detto, almeno per me, pochi giorni fa, ovvero l'uscita del suo disco, uscirà il 29 maggio se non sbaglio. Allora, un pezzo che a mio modo di vedere ci sta e che dice tante cose giuste, abbastanza retorica se così possiamo definirla, ma parla comunque cioè dice cose giuste, non è il classico pezzo trap appunto con autotune che parla del droga, armi, le solite cose, comunque di un testo trap. Dani 5 anche con il suo flow, che non c'entra la canzone, cioè il flow, secondo me ha stupito tanto, cioè ha sempre spaccato, perché la sua voce mischiata con una buona base crea un flow, un beat pauroso che possono davvero non invidiare nessuno, perché secondo me Dani 5 ha un flow spaventoso se si impegna e fa le cose fatte bene, come secondo me ha fatto In Peggio, perché secondo me è una canzone fatta molto molto bene, ci può stare. La mia guida è sport, la tua tipa è sport, non fare più il G, oh.
prima posizione troviamo Sport Remix, il remix di Sport di Marra feat. Luché che ha visto appunto il remix con Lazza, con Taxi B e anche con Paghi. Allora, inizialmente ero un po' scettico, ma nemmeno tanto, perché comunque secondo me Marra a azzeccare i feat nell'ultimo album non ne ha sbagliato mezzo, non poteva fare di meglio, ha azzeccato tutti i feat alla perfezione, oltre allo stesso Luché, i vari Coez, Massimo Pericolo, Da Supreme e tutti gli altri. Secondo me ha azzeccato tutti i feat e anche qui in questo remix li ha azzeccati tutti e tre. Qui infatti abbiamo Lazza che inizia la canzone per poi continuare con Paghi e Taxi. Voi mi direte, l'hai detto prima in peggio, grande testo, non classico testo trappone. Questo è il testo, più che classico testo trappone, questo è classico testo, sì, trap, autocelebrativo. Però a mio modo di vedere questa canzone è... la classica canzone magari trappona, autocelebrativa, come dire zarra, se così possiamo definirla, ma fatta bene, che ti fa proprio che ti dà una carica incredibile. Guardiamo anche il titolo Sport, comunque ci sta che ti dia la carica. E secondo me ha azzeccato i feat alla perfezione con Lazza all'inizio, Paghi che comunque non usciva da un po', e ha spaccato secondo me, e lo stesso Taxi che è comunque uscito anche lui con gli FSK, non da tantissimo, ok, magari si può dire faccia solo urli, però secondo me anche lui ha fatto il suo, è anche bello che spaccato, mi è piaciuto un sacco questa canzone, ragazzi, secondo me è la migliore di aprile e anche di fine marzo, se così possiamo dirlo, e non potevano fare di meglio per migliorare ancora un album pazzesco che poi ha migliorato anche con la canzone con Elisa. Questo remix è stato fantastico a mio modo di vedere, perfetto. Dunque ragazzi, la top finisce qui, un po' breve perché era solo top 3, però per iniziare ci può stare. Ditemi qua sotto cosa ne pensate, se aveste cambiato qualche posizione o se aveste proprio tolto qualche canzone per metterne qualcun'altra, e quale canzone avesse messo ovviamente. E lasciate tanti like per farmi capire che questa serie vi piace e per avere la flop 3. Quindi ragazzi, commentate, lasciate like, seguiteci su Instagram LK04 mi raccomando, dove vi teniamo aggiornati. Ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi.